Allora, come avevo promesso e anticipato nella serie degli stellati, il prossimo episodio l'avrei voluto girare con uno di voi. Come vi avevo detto nel video passato, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui, mi avevano scritto dicendomi che anche voi, anche loro avrebbero voluto fare queste esperienze stellate in questi ristoranti, ma non avendo la persona che l'accompagnasse preferivano rinunciare all'esperienza per evitare di andarci da solo. Io vi dissi che in base ai ristoranti in cui volevo provare, su Instagram avevo fatto delle storie dove avrei semplicemente detto: ragazzi, puntiamo sto ristorante, voglio andare qui, chi vuole venire mi scriva e sceglierò in maniera molto casuale. Oggi è il 19 di aprile, il ristorante che ho scelto è la Madonnina del Pescatore di Moreno Cedrone a Sinigallia. Adesso faremo le storie, chi vorrà venire verrà con me. Signori, buonasera, di domenica 24 aprile voglio andare a provare Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni. Avrei chiesto anche a qualcuno di voi se avesse voluto venire con me o semplicemente era tanto che voleva provare quel posto, ma il fatto che fosse da solo l'avesse sempre bloccato e fatto rinunciare nella sua scelta. Se qualcuno di voi vuole venire, mi scrive, me lo dice, però sarà sotto la telecamera. La gente l'abbiamo arruolata, vediamo se qualcuno del posto avrà voglia di provarlo. E niente, non vedo l'ora. Sono di Pescara, 2 ore scarse di macchina, è sempre stato tra i primi della lista insieme a Osteria Francescana e come te l'avrei fatto prima o poi da sola. Simona di Girolamo sarà la prima protagonista di uno stellato insieme a voi. Andiamo a Sinigallia. Siamo arrivati a Sinigallia. C'è davanti al ristorante una statua di una Madonna e secondo me è proprio per questo il nome, la Madonnina del Pescatore, che è una vista meravigliosa. È arrivata, abbiamo la nostra ospite. Lei, Simona, è la prima protagonista di questa Eccomi. Serie. Eccomi! Allora, iniziamo. Abbiamo parecchie cose in comune, fotografia, vino. Che spettacolo. Non andremo mai. Buonissimo, annusalo, ha un sapore e poi non senti, secondo me è il fermentato, tipo acetico. Sì. Sa di aletta di pollo. Ti stavo per dire la stessa cosa. Cotta quando fa la bruciatura sopra col cantina. Buongiorno. Buongiorno chef. Pure una bella grassa, quindi stava perfettamente al pennello il nome, il pane è il nostro, lievitazione naturale, la marmellata è la mia marmellata di mandarini tartufi, quindi fate conto, possa essere una colazione salata e l'abbinamento col sake a temperatura ambiente vi piacerà molto. Vedi il fatto che ci sia dell'interiore di pesce in un menù carne, vinto. Ha vinto, beh, ma anche dopo ci sono i ricci, cioè tanta roba. Senti come crocca. Didi. Non ti aspetti quello che è, ma proprio minimamente. Sembra di mangiare una roba dolce, abbinano anche al sake. Sa quella roba? Tutto il pesce che viene stagionato, viene frullato. Abbiamo due tipi di ricciole, la pancia. Perché si fa? Per ossigenarlo? Sì. All'interno, prima di chiuderla, astice, passato nel forno e tartufo nero. Sopra cremoso di mandorlo per dare un po' di acidità e foglio medio aceto sempre. Grazie. Vedi, basta poco. Sto volando. Basta poco. Esco ora. Sembra un supplì che fa paura. Quel sughino, a cosa è dato? Secondo me mi verrebbe da dire che sono i succhi di cottura dell'astice. L'astice lo cuoci con la cottura del pan brioche. Infatti se tu guardi dentro il pan brioche, qui è umidino perché c'aveva i succhi dell'astice. Bella però sta coccola, sì, dopo la bellissima. Crema cotta al riccio di mare. Wow! Ora, abbiniamola quest'anno col menù Luca Moreno, anche dei pezzettini di cervella di vitello, cotti in padella. Andiamo ad accompagnare la testura della Royale con una croccantezza data dal pan franco, poi al prezzemolo e un cucchiaino acidulato leggermente con aceto di sherry. Quindi aceto di sherry con un piccolo passaggio in botte. Ok, dobbiamo scarpettare. Scarpettare. Meno male che c'è canna qui ragazzi, perché altrimenti. Allora, se dici che stai volando, un botto di profumi, oro. Il prezzemolo, il panco, l'aceto che sa di lampone, è arrogante e delicato nella stessa maniera. Allo stesso tempo. Moreno cuoce l'ostica con il suo gusto, coperta con una croce.
quindi profumo e sapori rimangono nel tessuto. Abbinamento poi olio prezzemolo, attivatore al peperoncino, trovate poi una salsa alla pasta di cavolo viola, croccantezza data dalla mela picle e diversione da dolino. Grazie, grazie. No, chapeau per la ceramica, c'ha una selezione. Mamma, ragazzi, di ceramica. Veramente. Curata nei minimi dettagli. Ragazzi, Canna prima di questo pranzo era stemio. Vacca boia. Ecco qua, vacca boia è tutto. Questo sa di mare, un mare buono, eh. Te credo, arrivo. Il nome del piatto rende perfettamente l'idea. In particolare? Molto. Senti com'è acida. Quando becchi il peperoncino ti apre tutto. Mi rimane proprio l'acqua del mare. Come se bevi l'acqua un bocco del mare. Quindi abbiamo la base, una salsa di parmigiano e nozzola, cipolla borretana cotta in aceto e soia, rapa rossa sul carbone, elicrisio di Turistia e chiudiamo il piatto con un brodino fatto con rafano e uova di pesce volante. Grazie. Grazie. Questo mi intriga, secondo me questo ci sorprende. Anche secondo me. Ah, sento anche altro. Mi piace il rafano. Io lo amo il rafano. Allora, che mi dici? È molto dolce. Si sente la cipollina. Lascia la bocca leggermente senapata. Non c'entra niente da quello che mi aspettavo. Uguale io. Ha un... Senti che ti lascia la bocca un po' vellutata. Secondo te da che cosa è dato? Secondo me la salsa. È molto particolare ed è assurdo quanto esca da quello che mi aspettavo. Esce tutt'altra roba. Allora, raccontami questo vino. Peperone. Cioè, me lo devi... Arrosto però. Sì, peperone arrosto. Buccia del peperone arrosto. Uva maturissima. Frutta matura, stramatura. Miele, dattero. Ti avrei detto uvetta sultanina. Anche, bravo, sì. Questo picchiano le gambe. Che se mi fanno fare il palloncino al ritorno glielo scoppio, mi sa. Sì. Questo è sicuramente uno dei piatti dove più si sente caffezza che ho messo nell'usare l'ingrediente. È il caso del cuore di vitello. L'abbiamo salato, l'ha faticato, fatto a fettine sottili, messo sopra il polpo in modo che gli dà i quarti di nobiltà dell'affumicato. Del polpo sono cintura nera di cottura, quindi sentirete una textura unica. L'ho passato in spezie e semi di senape. Volevo ricordare il sapore del pastrami e la fettina di cuore mi aiuta a questo. Alla base mascarpone, liquido agrodolce, la quinoa fritta, intanto completo con un po' del brodino agrodolce. Ma la cosa molto interessante è che abbiamo applicato una tecnica come quella che i giapponesi applicano nel tonno bianco. Katsubushi. Essiccato e affumicato. Spettacolare. Prego. Grazie mille. Grazie. Sono curioso dell'abbinamento polpo mascarpone. Polpo non è perfetto. Di più? Di più? Di ok. Più. Senti la senape, il croccante della quinoa. Perché i dadini. Vabbè, io... Ma il polipo non l'ho dovuto masticare. Saltato in padella con un burro alle erbe, cremoso di parmigiano e mandorle, un'astuzia e pressione come verdura, trippa di coda di rospo. L'abbinamento polvere di pomodoro essiccato e poi con l'olio. Grazie. Grazie. Fonduta di parmigiano e rana pescatrice. Mamma, che pazzesca, raga. Eccessivamente al dente. Quasi assurdo sentire come la rana non venga sovrastata dal parmigiano. A me fanno tanto anche. Se ne fossero altri due prenderei. No, io invece stavo per dire, non ne avrei mangiati altri. Sì? Sento tanta grassezza. Tanta. C'è il cuore rospite, il parmigiano, è fatto col burro alle erbe. Mi manca quella nota di cosa che andava un po' a stemperare questa grassezza. C'è il piccione. C'è il piccione. Grazie. Uno si aspetta sempre piatti di grande manifattura, il piatto l'abbiamo fatto cosa c'era da. Anche il piatto? Sì. Non ci credo. L'abbiamo fatto ancora e sommergiamo il petto del piccione. No, vabbè. 2 mesi di frollatura, 2 gradi, 80% di umidità. Sì. Perde tutta la parte metallica, per questo lo serviamo senza salsa, quindi una cosa unica. Ok. Il messaggio è quello di voler usare tutte
le erbe del nord, quindi alla base c'è un pesto di alghe, della salicorna, il mix di erbe dolci, salate, acide appoggiate su dell'avocado e una vinaigrette al miele. Attenzione perché una delle quattro api è vera ed è il fegato del piccione. Quando arriva l'ordine del piccione lo scaloppiamo, va 30 secondi sulla griglia e lo portiamo a circa 52 gradi, che secondo me è una delle temperature migliori per apprezzarne la consistenza. Grazie. Il piatto di cera. Ragazzi, ha fatto il piatto di cera. Fegato di piccione, fatto come un'ape, è un genio. Ma guarda che bellina che è. Ma il piccione cos'è? Poi 92 gradi ci sta da Dio. La seconda parte del seguito del piccione abbiamo fatto a coscienza, te la appoggiamo sulle braccia con un polvere di pastinaca. Grazie. Apriamo le danze, ragazzi. Vai. Sento molto il fungo, non ci sta male il lampone. No. Poco gambero. È un sottile confine tra dolce e salato. Iniziamo dalla base dove troverete una panna cotta alla banana e cardamomo con un cremoso di topinambolo accompagnato da pezzettini di topinambolo, un gelato al cacciocco condito con polvere di cacao e una rapa, quindi pezzettini di rapa che viene fermentato in acqua di cozzo. Ma secondo me io su questo volo. Ho grandi aspettative. Molto strano. Mi do la mano del assurdo. E non è neanche male il gelato a carciofo. Io una maschettina da mezzo chilo me lo porterei a casa. La roba col topinambolo è assurda. Omaggio a Banksy. Quest'anno abbiamo deciso di omaggiare uno dei più grandi street artist a livello mondiale con un soggetto che li mette nella maggior parte delle sue opere, quindi un topolino. Un topolino fatto con una ganache di cioccolato Tula Kalum, che è un Gran Cru del Belize, 75% di cacao, quindi abbastanza amaro, mischiato con delle more preservate nell'aceto e lo zucchero lo scorso anno, quindi con i dolci acidi e amari. Sopra una polvere di lampone liofilizzato, la parte croccante dell'amaranto fritto e delle scaglie di zucchero scoppiettante. Da mangiare con le dita, ultimo dessert e quindi ultimo piatto del vostro menù. Però dovete stare attenti che il topolino nel cartello sta dicendo che qualcuno sta mentendo. No, aspetta, non ho capito la parte del topolino che sta mentendo. Oh, questi picchiano soltanto, mi siamo ubriachi. Ragazzi, calma, non regge l'alcol. Ma zero. È amaro, leggermente acidulo. Molto particolare. Prima, non ve l'ho fatto vedere, ci hanno igienizzato le mani con uno spray al gin, secondo me, e adesso ci fanno mangiare il dessert con le mani. Molto interessante, tante acidità, hai l'amaranto che è particolare. Questo era il topolino del dolce. È per questo che hai detto qualcuno sta mentendo, perché c'è scritto you lied. Il topolino diceva che qualcuno stava mentendo sull'ultimo piatto del menù. Ecco perché ha detto qualcuno sta mentendo. Oggi nel 1984 Moreno apriva la Madonnina del Pescatore. Nel 1984 nasce anche lo spaghetto psichedelico. Questo spaghetto che Moreno cuoceva direttamente dentro l'acqua delle vongole, così facendo l'amido non si perdeva nel bollitore, e nasceva questo spaghetto molto cremoso. Quest'anno l'abbiamo rifatto uguale a quello di 38 anni fa, però in più abbiamo aggiunto una piccola vongola liofilizzata fatta di acqua di vongole, ricci di mare ed alghe, che voi non dovete far altro che sbriciolare sopra lo spaghetto per esaltare ancora di più il profumo marino. Qui mi ha scioccato. Ecco. Cazzo, perché tu stai mentendo. Come fai tu così? Ok, vado. Che spettacolo. È lo spaghetto alle vongole più sapido, marino. Tu abbia mai mangiato? Abbia mai mangiato. Arrivo. Voto. È pazzesca. E la conchiglia liofilizzata è un colpo di genio. Ci ha portato lo spaghetto alle vongole con cui ha inaugurato Moreno il ristorante 38 anni fa. 24 aprile dell'84 abbiamo chiuso il menù così. A me ha stretto la mano e mi ha fatto chiudere la grande. Simona è un po' ordinare il banco dei dolci. Non finite mai di stupirci. La nostra piccola pasticceria si chiama Sweet Trick.
dedicata a 5 protagonisti del panorama culinario mondiale. C'è un percorso ben preciso, iniziando da sinistra, da Virgilio Martini. E gli dedichiamo una gelatina a base di pisco, distillato di Trebbiano Peruviano. Abbiamo anche un mix di erbe che prendiamo dall'orto, lavoriamo con azoto liquido, almeno non anneriscono. In questo modo andiamo a ricordare una menta spontanea che cresce in Peru, che si chiama Huacatay. Voliamo da Angel Leon, uno dei primi chef ad usare plankton marino all'interno della ristorazione, granate di cioccolato bianco, polvere di yogurt e plankton marino. Nadia Santini, torniamo in Italia, mangiamo uno dei piatti di tortello zucca amaretto, tramite una stellina, amaretto di salame, mostarda di mandarino e zucca fermentata, fino ad arrivare da René Rezepi a Copenaghen, al Noma, dove è il cavallo di battaglia la fermentazione. Granate di cioccolato fondente, polvere di fungo porcino fermentato e arancia fermentata, finendo con polpere. Polpere è una gelatina croccante fuori e morbida dentro, a base di tè verde sakura, quindi mangiamo anche la Cina, e lampone liofilizzato. Per me, per quanto mi riguarda, ha letto le aspettative. Sì, anche per me. Penso sia stata l'esperienza più studiata e ricercata che abbia mai fatto. Ho detto sempre male. Granita Marino alla citronella. È un peccato dirlo. Abbiamo finito. Breve storia. Fatene una ragione, abbiamo finito. Non arriva più, eh? Meravigliosa, chef. Stupendo. Favolosa. Complimenti, un menù studiato alla perfezione, nei minimi dettagli. Complimenti. Davvero complimenti, siamo rimasti... Esperienza unica. Grazie, ragazzi. Stupefatti. Grazie a te. Grazie. Ci ha portato anche il menù firmato di oggi. È un grande. Wow! Da un anno a questa parte abbiamo iniziato a studiare in maniera approfondita la frullatura del pesce, quindi facciamo un massimo 25 giorni con le salsicce di orata. Il tono rosso diventerà un prosciutto, tipo. Prima viene marinato con sali bilanciati, sale, pepe e zucchero, oppure anche altre tipologie di marinatura, però su altri pesci, sì. Sulla ricciola ad esempio soia e miele. 10 giorni basta, si asciuga esternamente la pelle, ma dentro rimane una bella umidità. Qui sono vari strati di cera. Ma perché è avvolto in cera da lì? Perché la cera ti dà sia profumo e gusto, ma più che altro ti isola anche dall'aria del frigo. Con la cera d'api la frullatura è quella classica della carne, quindi dei mesi, noi lo teniamo 2 mesi infatti, però rimane una bella umidità all'interno e non si ossida. Il classico colore al di là del cuore della frullatura. Metti sotto vuoto e praticamente mettendo sotto vuoto cosa succede? Gli batteri lattici vanno a fermentare gli zuccheri, gonfia, vuol dire che produce CO2 e sta fermentando. Togliere completamente l'acqua da un prodotto come l'ostrica o riccio di mare, nel senso che l'acqua passa dallo stato solido, congelato, allo stato di vapore. Da questi due palloni, quello più grande, inseriamo 1,5 litri di alcol puro con dentro erbe aromatiche, ginepro, assenzio, qualsiasi botanica che uno vuole, e poi viene inserito qui, messo in rotazione, tocca il bagno termico impostato a 35 gradi, grazie alla pompa del vuoto riusciamo ad abbassare tantissimo la pressione, quindi l'alcol evapora anche a temperatura ambiente, quindi tocca la serpentina fredda impostata a meno 10 gradi, qua abbiamo chiller che serve per mantenere a meno 10 gradi la temperatura della serpentina. Abbiamo visto anche la camera di fermentazione. Allora, chiudiamo il video con quello che tutti vogliono sapere, ovvero quanto abbiamo speso. Allora, la spesa è stata 580, 200 del menù degustazione. Onesta, le valli. Ci tornerei domani, ragazzi. Canna, tu che dici? C'è stata. Ci sta. C'è stata, come dicevo con lei, la cosa bella è stata lo studio che c'è dietro, cioè sapere che ha questo chef, la fermentazione, tutto studiato nei minimi dettagli, da ogni singola portata, il bilanciare tutti i sapori, giocare con le piccantezze, tutto, le tempistiche tra una portata e l'altra, tutto studiato nei minimi dettagli, ne quindi vale, ne vale assolutamente la pena. È stata una bella esperienza, è stata la prima di tante, e come parlavo è stata una cosa bella perché lei mi fa, io non l'avrei mai sentito, o perlomeno sarei venuta da sola e sarebbe stato un peccato. Facendo così siamo riusciti a unire due esperienze, due passioni. Lui il cibo e io il vino. Esatto, in un tavolo mi ha spiegato un sacco di cose sul bere. Abbiamo avuto i punti di incontro e punti di disaccordo su alcuni bicchieri. Noi abbiamo finito, io vi ringrazio, anzi noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video. Finisci la teca, oramai la sai? No, ancora non la sai! Lasciare like, assume, non sa, lasciare like e commentare. Noi ci vediamo alla prossima puntata, magari potresti essere te il prossimo ospite o la prossima persona che mi farà compagnia. Noi ci vediamo alla prossima, un bacio. Mua. Ciao.